Venerdì 23 agosto, ben ritrovati con il TGL News. È un quadro tutt'altro che positivo, quello relativo ai pendolari piacentini. Lo si evince dalle tabelle fornite dalla direzione regionale Emilia-Romagna di Trenitalia, l'assessorato regionale dei trasporti. Da inizio anno a luglio, infatti, i treni in ritardo o addirittura mai arrivati a destinazione sono stati oltre il 10%, con una pessima performance nell'ultimo mese, pari al 13,4%. I miglioramenti degli ultimi anni sul fronte del rinnovamento dei mezzi sembrano tuttavia non essere andati di pari passo con quello del servizio in generale, quantomeno sugli aspetti della puntualità e del numero dei convogli. Non si è fatta comunque attendere la replica di Trenitalia, che ha affermato come da gennaio 2019 in regione è stato puntuale il 90% dei propri treni regionali, 1,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Cambiamo argomento. Si chiama Elisa Tibussi, è piacentina, ha 44 anni e soffre di due malattie rare, il morbo di Béchet e la sarcoidosi. Tutto è cominciato nel 2016, quando si è toccata l'addome e ha sentito una strana palla che i medici hanno definito una situazione molto complessa e che presto è stata tradotta in una sindrome sconosciuta ai più. Da quel momento Elisa si è dovuta scontrare con una burocrazia farraginosa, con la disorganizzazione sanitaria e soprattutto con un silenzio assordante. La sua intervista la trovate sul nostro sito liberta.it. Un piacentino che cercava casa tramite un annuncio immobiliare su un sito non specializzato si è sentito dare una risposta shock dall'inserzionista: non affitto agli stranieri, andate al vostro paese che è meglio. Poi è stato bloccato su WhatsApp dalla sedicente proprietaria del bilocale in questione, con la quale aveva avviato una chat che si era messa in testa che l'interlocutore fosse un non italiano, quindi uno straniero, condizione per lei evidentemente insuperabile, una presa di posizione che, se non richiama il razzismo, ci va molto vicina. Si chiuderà questa sera, chiudiamo parlando di cultura, Parco Raggio di Pontenure, la 18ª edizione del Concorto Film Festival, la rassegna internazionale di corti. Dalle 21 verranno proiettate le ultime pellicole in concorso, mentre domani sera all'Arena da Turi a Piacenza, il gran finale con la premiazione e l'assegnazione del prestigioso Asino d'Oro, verranno inoltre proiettati i film vincitori. Questa è la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento è con il TGL alle 19:30. Buona serata.